Salve amici, purtroppo è accaduto quello che non doveva accadere. Talvolta sono 2 anni e mezzo che il nostro cane va avanti, bene, male. Io credo che oggi venga, come posso dire, è morta il diritto di critica. Voi sapete che nel passato alcuni di noi, me compreso, hanno fatto dei video sulle bombe, anche come lo facciamo su tutte le stilografiche, sulle penne, su piccoli grandi argomenti. Evidentemente a qualcuno, diciamo, delle grandi aziende, il nostro modo di vedere in libertà, noi non facciamo marchette. Non facciamo marchette se un prodotto ci piace o non ci piace, ecco, noi lo diciamo. Questa volta è stata, cioè, devo essere sincero, non so neanche come dirvelo, ma sicuramente ci siamo trovati un po' in imbarazzo. Mi trovo in imbarazzo nel dirvi che si sono attaccati veramente a un cavillo. Al fatto che noi in passato in un video abbiamo pubblicato una foto del proprietario, di quello che sta in cima a tutto questo, e lì, sai, motivi di copyright, di cose si sono attaccati a questa cosa, non potendoci attaccare poi sul vivo della questione, che è quello l'elemento di critica, perché la critica, porca miseria, nella società italiana siamo liberi di dire cosa ci piace e cosa non ci piace, no? In tutto questo rischiamo gli avvisi, cose, e rischiamo che il canale chiude, insomma, tendenzialmente è questo. Soprattutto ti bloccano, capito, con una causa legale che va avanti. Sì, noi abbiamo, anzi, se c'è qualche amico legale, sicuramente ci potrà dare una mano, perché dice su che cosa puoi chiudere chi ha soprattutto esperienza di copyright a livello di canale YouTube. Perché non è succede solo a noi, succede ad altri canali. È successo, per esempio, l'altro giorno, qualche mese fa, a un canale che è dedito alla magia, per cui spiega, come vi posso dire, cosa c'è dietro gli spettacoli di magia, spiega proprio il trucco, perché diciamo la verità, non è che ci sono i miracoli, no? Quindi anche lì hanno avuto da parte, in quel caso di Sky, problemi di questo tipo, no? Allora, per noi è un po' la stessa cosa, uno spiega una penna, ti dice che materiale usa, perché una penna costa così tanto, o poco, che sia, problemi, al punto che uno vi viene a dire questa penna non compratela, a me dispiace più che altro, non solo per me, chi se ne frega, non farò più video, dai, non farò più video. Ma tendenzialmente per tutto quello che è collegato, potete immaginare, noi abbiamo 12 canali gemellati, no? Che cosa può, che sono cresciuti con noi e che per fortuna continueranno invece la loro strada, me lo auguro di cuore, ma qui è in gioco la democrazia di libertà, il diritto di libertà, il diritto di critica, perché ti attaccano poi tendenzialmente questo, è questo che va. Quindi io te lo devo dire, non lo so se continuerò a fare video. Questo è tutto. Questo è tutto. Vabbè, dai, abbiamo scherzato, insomma, no, state tranquilli, non ci ho più nel canale, anzi. Diciamo che le grandi aziende si sono mosse e ci hanno detto sì. Anzi, abbiamo contattato, hanno contattato, ci siamo contattati e forse nel futuro vedete anche delle cose ancora più spettacolari. Contattare, avere un contatto con un'azienda, che cosa ci permette? Di entrare nell'azienda, di essere ospiti, di andare in punta di piedi e di vedere come le cose accadono. Ora, spesso noi immaginiamo sempre che dietro un'azienda che non conosciamo ci possa essere del marcio. In realtà, vi devo dire la verità, ci sono, e non parlo delle aziende italiane, parlo soprattutto delle grandi aziende, quindi sto parlando veramente della Mubanque, della Dupont, oppure della Pilot Italia, che sono strutture che veramente hanno qualcosa
da insegnare a noi, perché vediamo finalmente come nasce la produzione di una pera, cosa che magari l'esperto riesce a vedere, ad avere un'idea, ma non sempre è così semplice essere amico di un amministratore delegato di una grande azienda. E tutto questo ci permette che cosa? Un approfondimento della materia ancora maggiore. E quindi a quel punto parli con un ex operaio, parli con un operaio, parli con un dirigente, ti rendi conto che stai dietro a stipendi, in realtà anche di pochi euro, perché ci sono anche penne, no? Lascia perdere le stilografiche, le cose, ma anche le stilografiche stesse, o tanto, o poco, c'è una progettazione, e un giorno andremo anche in Cina, e un giorno andremo anche in Giappone, e sarà bello così, insomma, dai. Scampato pericolo, nessuna. È il primo aprile, quindi pesce aprile, prendiamolo così e andiamoci a vedere magari qualche. Per chiedere perdono sceglierò uno dei video divertenti, spero interessanti per lo meno, e le vostre stilografie. Un abbraccio, a presto, dai. Forza, circolo stilografico italiano, romano, ecce, ecce, ecce. Dai, divertiamoci così e andiamo avanti così. Baci e abbracci. Amici del Portapenne, ben ritrovati per questa nostra chiacchierata in scioltezza. Quello che ci accomuna banalmente, lo ricordo, è la passione per tutto quello che riguarda lo scrittoio, quindi gli strumenti di scrittura in generale, ma anche i supporti di scrittura, le carte, gli inchiostri, insomma, tutto quello che ci permette di lasciare un segno sulla carta e possibilmente in chi leggerà questo segno, ma soprattutto la passione che ognuno di noi nutre a livello di collezione, a livello di sensazioni tattili o di altro genere verso questi strumenti. Ebbene, oggi vorrei parlare, dire la mia, perché comunque già in tanti, anche più bravi ed esperti di me, hanno analizzato questo soggetto, questo articolo, questo strumento di scrittura che vorrei questa sera fare oggetto con voi della nostra breve analisi. Parliamo di una matita, sì, una classica matita, ma oserei dire la matita delle matite, perché probabilmente non esiste, o se esiste, ecco, sono pochi i competitor a livello di popolarità rispetto a questa che ho in mano e di cui vi parlerò. Parliamo della Blackwing 602. Perché è così conosciuta, ricercata, ambita e collezionata nel mondo la Blackwing 602? Diamo qualche cenno storico di questa matita e quali sono le caratteristiche che l'hanno resa così celebre e conosciuta. Innanzitutto c'è da dire che la storia di Blackwing nasce il secolo scorso, esattamente nel 1934, quando negli Stati Uniti la Eberhard Faber Pencil Company creò questa matita iconica. Iconico è un aggettivo forse abusato al giorno d'oggi, ma noi siamo completamente sicuri di non usarlo a sproposito quando parliamo della Blackwing 602. Ecco, questo vedete è un astuccio che ne contiene 12. Quali sono alcune caratteristiche che l'hanno resa celebre, unica, forse da qualcuno imitata ma senza avvicinarsi mai al suo successo? Innanzitutto ve lo faccio vedere ingrandendo un po' la sezione rettangolare della gomma. Non soltanto questa ha una forma un po' sui generis, normalmente che il fusto della matita sia sfaccettato come in questo in tantissimi altri casi, oppure liscio, circolare, la gomma normalmente è circolare, cilindrica. In questo caso no, è un piccolo parallelepipedo e vi faccio vedere cosa succede. Vedete queste piccole linguette nella sommità del portagomma? Ebbene, queste permettono di estrarre completamente la nostra gomma e man mano che si consuma permetterne l'avanzamento, quindi tirandola su si rimette
all'interno del suo alloggiamento e noi abbiamo sempre una gomma pienamente funzionale finché non si esaurisce. Ovviamente Blackwing ha sempre avuto e continua ad avere, come vedremo, gomme di ricambio. Quindi quanto possa durare la matita è soggettivo in base al tipo di uso e alla frequenza di uso, ma abbiamo la possibilità di reintegrare la gomma. Questa non è una cosa che tutte hanno, soprattutto non è frequente che quelle che hanno la sezione circolare dell'alluminio, in questo caso dorato, possano essere sostituite perché vanno a serrare la base della gomma che poi naturalmente non viene sfruttata. In questo caso la gomma si sfrutta quasi per intero e questo è un vantaggio che nel corso degli anni, in tutte le epoche, è stato grandemente apprezzato. Ma andiamo a vedere anche un'altra caratteristica propria di questa 602, che si fregiò di un motto che ancora oggi campeggia sul suo fusto. È ovviamente scritto in inglese, half the pressure, twice the speed, ovvero con metà della pressione si ha il doppio della velocità. Ebbene sì, questo è il vanto di questa matita che è talmente scorrevole, e questo è stato riconosciuto, come vedremo fra poco, vi farò qualche esempio, da poter permettere di scrivere bene, in maniera molto ben visibile o anche di disegnare, facendo meno fatica. Ecco, questo è il motto di questa matita e non si può dire altrettanto di altre matite. Molte si avvicinano, sicuramente sono ottimi prodotti, nulla da dire, ma chi può vantare questa dicitura è la Blackwing 602. Ma quale fu l'excursus di questa azienda che produceva questa matita? Beh, basti dire che ovviamente non poteva passare indenne dagli effetti del progresso tecnologico, tant'è vero che il produttore nel 1998, quindi 25-26 anni fa, ne decretò la fine della produzione. I vari sistemi di scrittura avevano portato chiaramente ad un minor utilizzo della matita o lapis per la scrittura, non certo per il disegno, ma per la scrittura sì. Eppure la grandezza e la diffusione di questa matita, dalla Blackwing 602, fu grande anche grazie a, diciamo, dei promotori, degli, chiamiamoli, influencer di primissimo livello che la utilizzavano per scrivere. Questa matita utilizzata creata, scusatemi, con cedro della California, questo è il legno di cui è fatto il fusto, unitamente a oggi, quando fu ripresa dal 2010 la produzione a grandissima richiesta, integrando la grafite giapponese, quindi una particolare grafite che ridà lustro a questo meraviglioso modello. Riprendo, la Palomino, questa azienda americana, ha ripreso la produzione dal 2010. Pensate che subito dopo la fine dell'interruzione, all'inizio dell'interruzione della produzione, le matite che potevano essere NOS, quindi fondi di magazzino, qualche collezionista o negoziante che ne aveva un certo quantitativo, venivano acquistate fino a 40 euro l'una. Pensate un po' quanto poteva essere ritenuta preziosa una matita di questo genere. Dicevamo, quali furono i promoter che, diciamo, nel secolo scorso la resero celebre? Beh, per esempio, il famoso scrittore Vladimir Nabokov, autore del celebre romanzo Lolita, da cui poi fu tratto il film, anzi, più di un film, ecco, scrisse quest'opera proprio con la Blackwing 602. Che dire, John Steinbeck, lui vi stese La Valle dell'Eden, che lo ricordiamo, un grande romanzo, anche questo ispirò un film molto celebre. Ma non solo degli scrittori utilizzarono e resero famosa questa matita. Per esempio, il compositore americano Bernstein vi compose West Side Story, poi divenne un celebre musical e poi anche un film di grandissima rilevanza. Ovviamente questo è uno strumento anche per disegnare,
E allora va ricordato l'autore di Bugs Bunny, questo cartone animato. Parliamo di Chuck Jones. E, faccio un passo indietro perché mi piace ricordare quello che scrisse proprio John Steinbeck parlando di questa matita. E quando gli chiesero perché utilizzasse questa matita per scrivere testi molto estesi, come poteva essere appunto un romanzo che poi avrebbe dato luogo ad un film, lui disse perché è morbida. È morbida come grafite, è nera, quindi ben scura, non si spezza, costa 3 volte le altre, ma sulla carta vola. Beh, un modo sicuramente incisivo per farci capire quali qualità possa questa matita riservare ancora noi oggi. Adesso io prenderò senza nessuna pretesa, ecco, un foglio giusto per farvi vedere una fluidità incredibile, davvero. Posso dirvi che è bellissimo scrivere con questa matita, scivola sulla carta. Questa è una carta normalissima, senza grosse pretese, è un monocromo pigna, quindi non sto parlando di una carta pregiata, levigata, estremamente lavorata. No, no, no. Sto parlando di portapenne, così diamo un senso a quello che è l'utilizzo di questo strumento di scrittura per descrivere questa matita. Oggi si trovano astucci da 12, qualche rivenditore le vende anche shot, ovviamente con un prezzo unitario molto più alto, tra i 30 e i 35 euro. Sono astucci di 12 pezzi. Ovviamente Blackwing, sull'onda del successo commerciale ritrovato, ha dotato questa gamma di accessori importanti. Per esempio c'è il salvapunta, in questo caso io l'ho scelto dello stesso colore del portagomma, che ha una funzione non solo estetica, in alluminio molto leggero, ma impreziosisce il nostro strumento. Poi, siccome è una matita che nasce con l'idea di avere una punta lunga, io mi sono dotato di questo splendido, non so se lo vedete in sovraimpressione, visto che è un nero opaco, questo splendido temperino ha un unico semplice, diciamo, utilizzo, mentre storicamente Blackwing 602 nasceva per l'arte in modo tale da poter essere scortecciata, quindi con un temperino a doppio principio di funzionamento. Nel primo foro si andava a scortecciare e quindi a mettere a nudo la mina interna, col secondo foro si andava ad assottigliare, secondo la propria preferenza, la mina stessa. Ecco, io che non ho queste esigenze artistiche, ho preferito dotarmi di questo, è in alluminio, all'interno si smonta ed è possibile sostituire un domani la lama, che è dichiaratamente made in Germany, la lama, quindi un acciaio particolarmente adatto e durevole, vedete, quindi si può sostituire. La caratteristica, io volutamente ho lasciato il trucciolo, la caratteristica particolare è che questo contiene fino a 3 volte tanto il quantitativo medio di un temperamatite di questo genere. Quindi anche per chi ne fa grande uso è molto pratico, ma vi ricordo che Blackwing comunque commercializza quel temperino che vi dicevo prima, a doppio principio di funzionamento, per chi volesse perseverare nella tradizione e comunque utilizzare con diciamo una riduzione ad hoc della grafite in maniera personalizzata. Questo è quanto. Io vi ricordo che Blackwing ovviamente non si limita a 602, ha una gamma di 5 tipi di matite di grafite diversa, una più dura, le altre più morbide, evidentemente molto, molto congeniali al disegno, alle sfumature, ma Blackwing oggi produce delle serie speciali con fusti di vari colori denominati in maniera particolare. Ovviamente questo, ovviamente, il traino rimane la Blackwing 602, per cui se volete davvero avere uno strumento tradizionale come la matita, con una grande storia
e con un retaggio anche culturale importante, partite da Blackwing 602. Poi mi saprete dire magari nei commenti se l'avete provata, le vostre impressioni. Io vi dico che è una matita eccezionale e non sono né un artista né uno scrittore. Vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che magari seguono questo canale, lo commentano, mettono like o lo fanno conoscere ad altri, perché è un piacere condiviso. Qui nessuno sta cercando di promuovere questo o quel prodotto per fini commerciali. È la mera passione che mi anima e ci anima tutti quanti, per cui ogni contributo è ben accolto per una giusta causa. Grazie e alla prossima. Ciao a tutti, oggi presento una bellissima penna stilografica Montblanc, la versione Pix, la versione un po' più ridotta, un po' più fina. Si presenta a corpo in resina, parti metalliche placcate oro, stella qua nel tappo, numeri di serie da una parte e Germany scritta qua nell'altro lato. Mi raccomando, quando controllate le Montblanc, dietro la clip, in questo caso ci deve essere scritto Pix, in questo caso è scritto. È riportato anche qua Pix. Andiamo ad aprirla. Allora, pennino in oro massiccio, in massiccio, 14 carati, in questo caso non è scritta la misura. No, non è scritta, quindi non saprei dirti che misura è. Caricamento a cartuccia o converter. Penna dei primi anni 90. Montblanc Pix da avere in collezione. La prima può essere la prima Montblanc che uno si può comprare, la si trova 150, 130, la puoi trovare. Dopo varia dal tipo se ha il corredo o non ha il corredo. Ecco qua, Montblanc Pix, stilografica. Iscrivetevi qua sotto, mettete un like e alla prossima. Ben ritrovati da Stilorso, le stilografiche dell'orso. Primo piano su questo logo perché parleremo di una Pelican e parleremo molto di questo logo e di come è cambiato nel tempo. Di che penna stiamo parlando? Beh, di un classicone, la Pelican M205 in versione Demonstrator. Quando si parla di Pelican e della serie M, è molto difficile dire qualcosa di nuovo, qualcosa che non sia già stato detto o scritto da qualche parte, e cercherò di fare eccezione, magari raccontandovi qualcosa che non avete ancora sentito. La Pelican M205 è probabilmente il best-seller di casa Pelican perché rappresenta un po' il mondo d'ingresso nel marchio tedesco, nel marchio di Hannover, anche se marchio tedesco, ma non di proprietà tedesca, ma di proprietà malese. Allora, di queste penne qua, che sono un po' la gallina delle uova d'oro di Pelican, ne esistono tantissime versioni. Io questa la comprai nel 2013 perché mi piace molto il verde, mi piacciono le penne Demonstrator e non avevo niente di simile in collezione. Quali sono i punti forti di questa penna? Beh, innanzitutto che è una delle penne a pistone più economiche e quindi una delle penne più desiderate da ogni collezionista, sebbene per ogni collezionista questa Pelican rappresenti un pochino l'inizio di una collezione, non certo il punto di arrivo, ok? Però nonostante il prezzo, che purtroppo negli anni è sempre salito, si tratta pur sempre di una penna validissima, bella, con alcuni punti di forza che vedremo e alcuni difetti che andrò a sottolineare. A distanza di 9 anni, penso che questa recensione possa essere il più onesta possibile, perché questa penna l'ho usata molto per scrivere, l'ho anche danneggiata in parte, vedremo dopo dove, ma continuo a usarla con molto molto piacere. Andiamo a vederla un pochino più da vicino. Ecco la clip, a forma di becco di pellicano.
Ecco il cappuccio che abbiamo visto all'inizio. Come vedete, il pelicano che ha un piccolino solo. Il fondello è trasparente, tutta la penna è trasparente, cappuccio a vite. Il pennino, beh, il pennino è un bel pennino in acciaio. Un bel pennino in acciaio. Di misura vedremo non grande, ma comunque molto piacevole. Qual è la grande bellezza di questa penna? Una delle grandi bellezze di questa penna, proprio il pennino e il fatto che si possa tranquillamente smontare. Eccolo qua. Quindi di facilissimo smontaggio. Eccolo qua. Pelican, acciaio, taglia F. Il fatto di essere a vite. Beh, è un grande vantaggio per la pulizia, perché le penne a pistone rispetto alle penne a cartuccia hanno un po' lo svantaggio che possono risultare un po' più rognose da pulire, ma in questo modo qua uno svita il gruppo scrittura, lo mette a bagno e la pulizia nel giro di una nottata è effettuata. Pennino molto bello, i pennini della serie M205 sono intercambiabili con quelli della serie 400 e quindi si possono anche mettere volendo. Pennini in oro della serie 400. Molto bene, ho caricato la penna con un inchiostro di casa Pelican, il Dunkel Green, il verde scuro, Dark Green, e andiamo un po' a vedere come scrive questa penna su carta da fotocopia. Pelican 4001, Dark Green, il colore. La penna è una M205, pennino fine. Scrivendo con questa penna si capisce perché tanti la collezionino e perché sia la gallina dalle uova d'oro. Cosa intendo dicendo che la gallina dalle uova d'oro? Dora, d'oro. Intendo dire che questa penna qua la fa la fortuna, fa le fortune di Pelican. Eh sì, perché ogni santo anno esce l'edizione speciale. Questa la Shiny Green, la Yellow, Brown Marbled, Blue Marbled. Golden Barrel e quest'anno è uscita una versione dal nome veramente agghiacciante che si chiama Apatite. Ora, vabbè, lo sappiamo, una pietra, tutto quello che volete, però il naming del prodotto è veramente veramente brutto perché non so, magari solo a me, però a me ricorda Epatite. Magari lo fa solo a me, ditemelo. Però a me Apatite ricorda un po' Epatite, non mi pare un nome molto azzeccato. Oppure sapete che il naming del prodotto è molto importante. Per esempio, la Fiat Ritmo in Sud America non si chiamava così. Perché il ritmo nei paesi sudamericani è il ciclo mestruale. Quindi, capite, non si poteva chiamare Fiat ciclo mestruale praticamente, non sarebbe stato bello. Analogamente il Mitsubishi Pajero. Non si chiama così in Sud America, non si chiamava così perché sono in produzione. Perché Pajero era un termine un po' dispregiativo per indicare alcune persone. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi il naming è importante. Apatite, ragazzi, dai, ragazzi della Pelican, Apatite veramente è un nome brutto, capisco, il nome della pietra, tutto il resto. Ma vabbè, fine della divagazione. Questa penna non è l'Apatite, è la Shiny Green del 2013. Come scrive su carta? Scrive bene. La scrittura reversa. Oddio, gru 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 gru, scrittura reversa, però la fa. Ve la fa. Se vi serve scrivere proprio un minuscolo, a me sembra sempre di fare un po' una violenza al pennino questa, però vabbè, se volete farlo, fatelo. La flessibilità. Insomma, qualcosina fa. È un pochino molleggiato, non è un pennino duro come quello delle Parker 51 oppure come i Jovo standard.
un pochino di molleggio te lo dà. L'inchiostro? Inchiostro ne dà. La bellezza di questa penna è che inchiostro ne dà veramente, veramente tanto. E quindi, che dire, scrive bene. Quindi adesso andiamo a vedere su un'altra carta. Ma so già come andrà, eh. Carta rodia. Ah, che meraviglia. Su carta rodia. Scivola. Come burro. La Pelican è stata fondata nel 1832, ma non è stata fondata da Günter Wagner. Perché adesso, se vedete sulle scatole, c'è scritto Pelican, Günter Wagner, GmbH, magari queste cose qua. No, è stata fondata da un certo Karl Hornemann. Produceva penne stilografiche? No, facevano vernici e inchiostri. Nel 1860 arrivano ad avere 20 dipendenti, quindi una piccola ditta. Poi cosa succede? Che arriva, eccolo, Günter Wagner compra l'azienda nel 1871 e introduce il logo del Pelicano, il famoso logo del Pelicano. Ma il logo del Pelicano è quello che c'è adesso? No. Dovete sapere che Günter Wagner aveva tre figli e quindi ha messo nel logo il Pelicano coi tre piccoletti. Poi ha avuto un quarto figlio. Allora lui cosa ha fatto? Ha cambiato il logo e ci ha aggiunto un quarto pulcino di pellicano, un quarto piccolo di pellicano. Poi però Günter Wagner muore e nel 1937, diciamo, i figli del pellicano, i pulcini del pellicano, tornano a essere due. E nel 2003 soltanto uno. E come vedete, come abbiamo visto all'inizio, qua c'è soltanto un piccoletto di pellicano nel logo. Sì, però al di là della storiella dei pellicani pulcini, no? Quando è che iniziano a produrre penne? Fine 800? È Günter Wagner che lo introduce? No, iniziano nel 1929. Quindi, rispetto ad altre marche storiche, arrivano un pochino dopo e comprano dei brevetti da degli ingegneri, in particolare un ingegnere ungherese, per il pistone e iniziano a produrre la modello 100, la M100. Pensate che nel 1938 avevano avuto così tanto successo che aveva 3.700 dipendenti. Quindi veramente, veramente tanti. Poi le vicissitudini, come tutte le aziende, le ha attraversate anche loro. Sono passati da momenti di grande fulgore negli anni 50 all'inevitabile crisi dovuta all'avvento delle penne Biro. E si ha una crisi a partire dal 1982 che la porta prima in mani svizzere e poi nel 1996 da un fondo malese. Adesso non ho capito bene se nel 2010 è subentrato un ulteriore fondo malese, ma diciamo è in mano malese. Però diciamo che la proprietà è malese, ma penne made in Germany, tutte? No, ovviamente le penne della serie M, M sta per mechanical, mentre P sta per patrone, cartuccia, quindi occhio che se vedete magari da qualche parte su eBay, P205 non è questa, P sta per patrone, va a cartuccia, M sta per mechanical, cioè c'è la meccanica del pistone. Ok? Quindi queste sono made in Germany. Poi magari in un prossimo video parleremo delle Souverain, cioè quelle proprio diciamo di lusso. Ma fatto sta che questo modello, qui c'è la propria scrittura, vedete, della Sterling Sisley, ecco, vedete un po' il confronto con un fine Pelican
M205, fine. Come vedete, c'è effettivamente tutta la differenza tra un XF e un F, i cosiddetti F europei. Spostiamoci su carta Pignastil. Allarga il tratto. Guardate, scrive solo col suo peso, nonostante questa sia una penna che pesa 13 grammi, pochissimo. La linea 200, diciamo la M200, nasce nel 1985 e ha dimensioni identiche alla M400, che però è equipaggiata dal pennino in oro. Nel 97 abbiamo un primo restyling con l'aggiunta di alcune verette, con questa veretta sul pistone. Quindi dall'85 al 97 abbiamo la Old Style, nel 1997 il restyling, e nella M205, che diciamo descrive la M200 Demonstrator, anche se poi adesso deve scrivere un po' tutte, esce nel 2005, e da allora ogni anno c'è un colore dell'anno. È una penna che hanno tutti. Vogliamo vederla in paragone ad altre penne? E vediamola in paragone ad altre penne. Ecco, una penna molto simile come dimensioni alla M205 è la Caveco DA2. È una serie concorrente. Caveco DA2 leggermente più lunga, in questa versione ovviamente un po' più elegante, ma la M205 se la comprate di altri colori la trovate ovviamente verde nera, la trovate blu marmorizzata, insomma la trovate in altri colori. Qual è un po' la differenza? Che la Caveco DA2 è una penna a cartuccia converter ed esce di serie con un pennino un pochino più piccolo rispetto a quello della Pelican, ma è una penna molto 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 valida. Quindi questa può essere un'alternativa se non vi piacciono i pistoni, se preferite la praticità della cartuccia converter. E come dimensioni siamo uguali, però la penna è piccola, guardatela in confronto con la classica Platinum, com'è più corta, oppure con la Lamy All Star. La vogliamo vedere in paragone con una penna cinese, la Aero 616 Plus. Non una penna grande, è più grossa l'Aero 616 Plus con la Parker 45. La Parker 45 è più lunga, quindi una penna adatta anche a mani femminili. Anche a mani femminili. Cosa mi piace, cosa non mi piace? Mettiamo i più e meno, pro e contro. Dai, facciamo questo giochino che vi devo dire, dai. Pro, contro. Pro. Qualità di scrittura. La qualità di scrittura, ragazzi, è ottima, c'è poco da dire. Cioè, non è che dici scrive, no, scrive bene. Certo, se amate i pennini flessibili, no, però non è nemmeno il pennino più chiodo che ci sia in circolazione. Contro, le plastiche non sono certo di grande qualità. Plastica iniettata, roba da stampi. Il pro, beh, il pistone può essere un pro per la grande capacità di inchiostro. Il contro, quale può essere? Il costo, perché queste penne ogni anno costano sempre di più, perché maggiore ormai uguale a 110 euro. Si possono trovare un po' meno dalla Germania con non la confezione regalo, ma la confezione standard, quella in cartoncino, però il costo, diciamo, è indicativamente maggiore a 110 euro. Contro, dimensioni un po' contenute, però alla fine potrebbe essere anche un aspetto neutro. Io ho una mano molto grande, vedete, riesco nonostante tutto a impugnarla. Il pro, beh,
Il brand è sicuramente un brand storico e quindi affidabile. Poi abbiamo la possibilità di grande scelta di pennini, volendo anche in oro. E quindi perché no? Certo, costano più della penna, però teoricamente. Contro, beh, il contro, non vedo molti altri contro questa penna. Abbiamo detto i materiali un po' così così, un costo un po' alto, dimensioni un po' contenute. Però quando una penna scrive bene, ha tanta capacità di inchiostro, il brand è storico. È affidabile, cosa gli vogliamo dire? Il contro, proprio per volere trovare un po' un pelo nell'uovo, ma lo mettiamo da parentesi, un po' inflazionata. Cioè, Pelican non brilla certo per originalità nelle proposte, ecco, insomma. Tutti gli anni ne fa una diversa, ma come dire. Non è che sia una penna che si sceglie per la sua originalità, si sceglie per la qualità di scrittura, che è una delle cose più importanti, per il brand storico affidabile, per il pistone a chi piace. E quindi direi che è una penna da avere o non avere, la devo comprare o non la devo comprare, Orso? Secondo me da avere, dai, diciamo da avere. Vado un po'. Questa scrive sempre e scrive bene. Su, giù, di lato, sopra, sotto. Il flusso è sempre ottimo. Bene su questa carta porosa, benissimo su Rodia, ovviamente. Bene su carta da fotocopie. Insomma, è una penna che scrive bene in tutte le condizioni. Che altro dirvi? Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Ci vedremo presto con altre recensioni. Spero di non avervi annoiato troppo. Un grande abbraccio da Stilorso. Ciao ciao, alla prossima. Hi my friends, today we have a spectacular chance to take a look at three extraordinary nibs, bespoke nibs, custom made in the atelier of Hamburg by Montblanc. They are the famous signature nibs. I have reviewed these nibs a couple of times before. So my followers probably have already a notion of these nibs, but today I have received two special ones that are a novelty for me as well. I'm talking about the signature nib or calligraphy nib, and as far as I knew up till now, there were just one size, but I've just discovered with happiness, I must say, that there are three sizes actually. A small one that is about 2 millimeters, the classic standard one that is 3.5, and this large signature that is 5 millimeters. The features when you write with these nibs, the performance that you obtain with these nibs is amazing. They allow you to have different variations of line depending on the angle on which you put the pen and what you want, you wish to achieve with your handwriting. Of course, it's called signature because they are all three quite large, so they are perfect for signatures. But anyway, if you write it on the angle and even on the edges of the nib, you can obtain different variations. And now, let's go and see how they write. I think it's the most exciting part of the video. I will start from the small, then I will get to the medium, that is actually this one, not a signature, but a calligraphy.
which is the same exact size of the signature one, just for the edges that are cut in a more in a sharper way, and to finish with the large signature one. So let's put this in. And here let's start with the small signature. I was saying it's 2 millimeters wide, with all share 2 cuts of the tips. There is a huge tipping, and as you can clearly see, the edges are rounded, a little bit curved, to make the flow even easier and flow without scratches, even if you write on the edges. I forgot to tell you that, of course, well, the pen I'm showing you, it's a 149 Meisterstück Mont Blanc, but these nibs can be request on both on the Le Grand series 146 as well. Let's try with the Irish Green Mont Blanc ink. Beautiful. So, as you can see, we have a very large kind of stub for a nice signature like this, for example. But I believe we can share the same features that I already tried with the other one, so I can write very thin using the edge of the nib. Guy, and I can gradually change in the angle, having a medium. Okay. Till abroad, broad tip, till a double broad. Amazing, really amazing. I can tell you, it's a pleasure to write with this nib. It is for sure my favorite of the three sizes that I'm going to show you today. You will probably know, because I prefer smaller sizes, but it has the same characteristics of the other three. It just the sizes that changes. So it's a nib that allows you to have a lot of variations, from the extra fine to the bigger ones, till the big signature level that you can see here, that gives the name to the nib. Let's get to the calligraphy one, which is this one in the middle. Little bit, I will pause just a bit to show you even better, because this is the classic standard one. I mean the size, it's a 3.5, and it's the one that probably some of you already know, but this is the calligraphy one. You can see that difference from the previous one, apart from the size, that are these sharper edges that this nib has. So it's we can call it more like an italic than a stub, a very big italic. Let's try this one as well. We have one. I have to
deep it even more. This is very large. So, Mont Blanc. This is a calligraphy. You can clearly see. I should use as a calligraphic. Calligraphy is more, as I told you, an italic, and now you can clearly see why. The cut is so perfectly cut, sharp. Sorry, I'm not using it as I should, but you will pardon me because it's the first time that I try this now. You can clearly see the line, the width compared to the previous one, the smaller one. You can see the difference in the cut and the width. Then you can always have it a go and write it on the edges, but it's definitely sharper and a little bit scratchier than what you would obtain with the classic signature that is it has around the ridges. In fact, let's have a look at the last one, which is the bigger one of the three. It's called, in fact, the large one, and it's a complete novelty for me, so I'm very proud to show you this one today. It is a 5 millimeters large, always with the two cuts and the rounded edges we're talking about. Look at the tipping, it's amazing. Let's have a dip. I will write on another page, but I will pause just a minute here to have a comparison of the width side by side to the other two that I've written before. I manage, yeah, here it is. So we have the small, the signature, and the large signature. I'm going to turn the page to have enjoy myself in dipping and trying this huge pen. It's like painting. The shading of the ink is fantastic with a pen like this. I hope you can see it, how beautiful it is. And then we always have this wonderful bit, and I must say that with the larger one it's even more playful. It's like writing with an extra fine, with no scratch at all. I turn into a fine, I turn into a medium, I turn into a broad, I turn into a double broad, and I turn into a signature, a very large signature. This back and a last look of all three side by side. I'll try to do it as better as I can. Okay. One, two, three. Thank you.
I can feel your envy. So I will remind you that this kind of nibs have to be requested from Mont Blanc, or to us, that we are a very old established Mont Blanc dealer. They need 3 months roughly on average to be received by us and then delivered to you. So there is an average 3 months time that takes to get these nibs on request, and I can't deny that the price is huge. I will tell you already in euros, it's 2,570 euros, which is 2,025 euros of that. But anyway, any other info you need to know about the nibs, you can email us or send us a message, WhatsApp, whatever. You can find on our website and or an Instagram account every detail on how to contact me and have even more information about these extraordinary nibs that you can get on the Meisterzucht series Le Grand and 149. And what else to say? Just I hope you have enjoyed this video, and see you next time. Happy Easter, since we are very close to Easter, to all of you. Ciao ciao. Cari amici, care amiche, bentornati e bentornate sul canale di Generazione Stilografica. Vi ricordo, per ricevere gli avvisi dei futuri video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Un po' in controtendenza rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, o almeno in parte, oggi volevo presentarvi una penna vintage, perché abbiamo visto la flessibilità o il flex di Majora, abbiamo visto la stipula splash con il suo pennino flessibile o elastico, e abbiamo visto anche la Conrad con il pennino in acciaio e una variazione di tratto significativa. E in tutti questi passaggi abbiamo accennato al pennino vintage, o comunque lo abbiamo spesso richiamato. Per questo volevo oggi fare una prova con una Omas. Questa è una 555S, degli anni tra i 50 e i 60 dovrebbe essere, con pennino in oro a 14 carati. È una penna spezzata, quindi il cappuccio metallo, a differenza del fusto della penna, placcato in oro, il clip sempre in metallo placcato a oro. Sulla parte terminale, nell'anellino del cappuccio, possiamo notare la scritta Omas. Zoomiamo un attimo, che magari risulta di più facile lettura. Omas Extra 555S. Dettagli magari un po' noiosi per alcuni, per altri invece magari che non hanno ancora penne di questo tipo e vogliono aggiungere alla loro collezione, magari sono dettagli che potrebbero essere utili per capire di che esemplare stiamo parlando. La scritta incisa sul fusto della penna è Omas, vediamo se riesco a metterla a fuoco, 555S, e dopo c'è il numero di brevetto che è il 44. La vista non mi aiuta, proviamo a utilizzare la fotocamera. Spero riusciate a leggerlo meglio voi, perché io non riesco. Dovrebbe essere 446845, se
ma sto andando a memoria, quindi potrei anche sbagliarmi. Penna più corta della serie Omas Extra, dopo abbiamo la 556 e la 557, andiamo a confrontarle subito con Faber-Castell Grip e con la Nudler's Conrad. Potete vedere che il fusto è molto stretto, e anche la lunghezza non è eccessiva. Andiamo a togliere il cappuccio ed aumentano le differenze. Eccolo qui. Ok, non sta in posizione. Per me risulta al limite senza cappuccio. Riesco ad appoggiarla appena appena, insomma, ecco, giusto per farvi vedere. Con il cappuccio calzato le cose migliorano di netto. È un modello che inizialmente era più indirizzato probabilmente a un pubblico femminile rispetto agli altri modelli. Il caricamento è a stantuffo e sopra il meccanismo a vite per il cappuccio abbiamo la finestrella di ispezione, quindi a questa altezza qui. Questo è il pennino con il classico foro di sfiato a forma di cuore. Dovrebbe essere riportato la caratura, quindi 585-14 carati per l'oro del pennino. E richiama insomma questa forma a sigaro della penna. Il cappuccio risulta rigato. Un po' come succedeva per molte altre penne del periodo, pensiamo anche all'Aurora 88K piuttosto che anche alla 88, se non vado errato. Non sono un amante dei formati spezzati, però il pennino si fa perdonare e si fa apprezzare assolutamente. Una penna che utilizzo anche tutti i giorni, non per lunghe sessioni di scrittura, a dire la verità, non tanto perché la penna non ce la faccia, ma perché la flessibilità del pennino non aiuta in appunti estremamente veloci, soprattutto in lunghe sessioni. Appunti veloci però comunque che si possono prendere al volo. Qui siamo su, siamo inquadrati, sì. Qui siamo su carta Pigna Master. Quindi non proprio il terreno di caccia di questa penna che potrebbe essere favorita da una carta con lavorazione più liscia, più raffinata. Pigna Master è una carta abbastanza porosa e genera in alcuni momenti con questi tipi di penne anche fenomeni di spiumaggio, soprattutto quando involontariamente anche esercitiamo una certa pressione, il flusso aumenta e quindi la carta ne risente. Proviamo anche sopra riga a vedere come si comporta. Scusate. Nessun problema di salti di tratto, nulla. Cosa interessante di questa penna è che il flusso si regola e quindi si smagrisce nel momento in cui noi non andiamo ad esercitare pressione, per aumentare nel momento in cui invece viene richiesto maggiore inchiostro a seguito della pressione che aumenta il flusso di inchiostro. Pressioni veramente minime per ottenere variazioni di tratto. Anche qui vedete che involontariamente ho dato leggermente un po' più di pressione sul pennino. E il tratto già inizia ad assumere un carattere differente ed una colorazione differente, quindi una saturazione diversa rispetto a quella del tratto senza pressione. Come potete vedere, nei tratti laterali non genera nessun problema, nei tratti di risalita nessuno. Se io corico leggermente il pennino, comunque la penna continua a scrivere. Se adesso con questa rotazione del pennino vado in tratti discendenti, ovviamente il tratto si allargherà perché i rebbi leggermente si allargano. Come
Come vedete, è una penna che scrive senza problemi. Scrive anche in verticale quasi. Non richiede particolari attenzioni per farla funzionare. Quello che vorremmo da tutte le penne stilografiche, una penna che scrive. La cosa interessante di questi tipi di pennini è che per ottenere la flessibilità o comunque per generare una flessione sul pennino non sono necessari grossi sforzi rispetto a quello che dovremmo richiedere con una penna come la Conrad. La uso come termine di paragone, non perché siano penne confrontabili. L'inchiostro della prova è il Diamine, Chocolate Brown. Una colorazione che mi sta piacendo molto perché sì, questi colori caldi, seppur autunnali, mi piacciono parecchio in questo momento. Se andiamo sul corsivo, vedete che già il movimento della penna aiuta ad allargare il tratto. È un pennino ben realizzato, piacevole, fa praticamente quasi tutto da solo. Non richiede, non ci impegna in una scrittura con variazione di tratto, ad avere particolari accorgimenti o a manovre, innaturali nella scrittura. Una grafia ed un tratto elegantissimo perché in un lampo. Andiamo a metterlo qui. Si passa da un tratto extra fine a un doppia B, tripla B. La cosa interessante rispetto ai pennini attuali è il tempo di ritorno nella posizione di quiete. Quindi, dal momento in cui smetto di dare pressione, quanto tempo il pennino impiega a chiudere il flusso, chiudere i rebbi e riportarmi sul tratto extra fine. Questa è una delle differenze con la Conrad. Ce ne sono anche altre, ma questa è, a mio avviso, quella che va segnalata maggiormente. Ha un tempo di risposta perfetto nell'elasticità del pennino. Cioè il modulo elastico della penna fa sì che si restringa immediatamente il tratto e che il flusso si chiuda progressivamente ma in tempi molto rapidi. E questo, come possiamo vedere, crea anche con inchiostri particolari delle sfumature. Quindi passiamo da un marrone molto scuro a un cioccolato. È un pennino estremamente piacevole. Particolari attenzioni per questa penna? No, il caricamento è a stantuffo, il meccanismo funziona, non ho ancora fatto nessuna manutenzione se non i normali lavaggi che facciamo a tutte le nostre penne. Particolari attenzioni vanno riservate invece ai fogli perché nel momento in cui andiamo ad esercitare pressione i rebbi si allargano e il flusso dell'inchiostro diventa assolutamente generoso.
Facciamo una prova qua su carta Pignamaster, vediamo giusto per rendere l'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi i tempi di asciugatura in questi casi si dilatano, cosa da considerare soprattutto per i mancini. Facciamo una prova veloce. Favini lo escluderei, una carta che escluderei, e andrei se Pignamaster non si è comportato alla fine malissimo, era un foglio di riciclo, non si è comportato malissimo, si passa leggermente il foglio dove il flusso diventa più generoso, ma non così tanto. Spostiamoci un attimo su Rodia, uso la parte posteriore del foglio. Siamo inquadrati, sì, perfetto. Forse conviene che facciamo però un'operazione di questo tipo. Scusate che riordino un po'. Proviamo con il cappuccio calzato e vediamo come si comporta. Flusso assolutamente generoso. È una penna per la scrittura in corsivo. Non perché non posso scrivere in stampato o in stampatello. Semplicemente dà il meglio di sé nelle curve e quindi il pennino si esalta, a mio modo di vedere, in questo stile di scrittura. Per concludere, una considerazione. I pennini vintage sono pennini stupendi, penne bellissime, che io utilizzo anche nell'uso quotidiano, ripeto, non per lunghe sessioni di scrittura, dove prediligo pennini meno elastici, o più rigidi. Non sono penne che vanno tenute nel cassetto, preferisco utilizzarle. Ripeto, non danno, o perlomeno questo esemplare, ma ne ho anche altri, di penne diverse che dopo magari andremo a vedere. Non sono penne complicate, non richiedono una manutenzione superiore a quella che può richiedere qualsiasi altra penna.
La cosa importante è effettuare dei lavaggi quando si cambia l'inchiostro, ogni po' di tempo effettuare dei lavaggi importanti, insomma con acqua distillata, temperatura ambiente, le solite accortezze che ci diciamo sempre. Però sono cose che, perlomeno su questi importi, io non mi sento di chiuderle in una teca e non usarle, perché sono strumenti fatti per scrivere e a me piace utilizzarli anche per scrivere. Entra spesso una rotazione, quindi la utilizzo 2 settimane, tre, la carico, faccio 2 o 3 cicli di carica di inchiostro, anche perché il serbatoio non è amplissimo, essendo appunto una penna compatta. E la utilizzo perché è una penna piacevolissima. Attualmente sul commercio, in commercio sul nuovo, non trovo nessuna penna che mi permetta queste importanti variazioni di tratto, quindi da un extra fine a un doppia B, tripla B. Inchiostro, oltretutto, che a me piace molto questo chocolate brown di Diamine. Ho quasi imparato a pronunciarlo correttamente anche in automatico. Cari amici, se il video vi è piaciuto, mettete un like e, se vorrete, ci rivedremo con il prossimo video. Grazie e buona serata a tutti. Cancelli di una fabbrica, vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India, vorrei incontrarti ma non so cosa farei, forse di gioia io di colpo piangerei. Per te. Stanza era piena di
silenzio per te. Vorrei incontrarti, ma non so cosa fare.